insieme a me tutto il giorno, a ridere di niente, a dirci delle cose e pensare un po' meno. Quel fornello a gas che ormai non scalda più, al lavandino che è crepato, oppure al pane che aumenta sempre più e tu il fornaio non l'hai pagato. Gli amici in casa nostra, a tutte le ore, a pranzo oppure a cena, e qualche volta di notte. Parliamo delle ore su un futuro migliore, in quel che noi si possa stare, con la minestra calda e i volti soddisfatti, i letti bianchi appena fatti. Posi piano la mano sul nostro figlio un momento, lo senti come si muove, lo senti come impaziente. Sono convinto che quando lui nascerà starà bene insieme a noi, e so che accetterà quello che gli daremo, e non dovremo mai chieder perdono.